Mazzantini, Di Loreto, Materazzi, Rivalta, Pieri, Baiocco, Liverani, Tedesco, Zemaria, Saudati e Vrizzas. Ah, poesia. E anni dopo anche Grosso, Kalac, O'Neill, Hubner, Miccoli e Zalageta. Solo questi erano alcuni dei campioni che hanno formato il Perugia dei primissimi anni 2000, ovviamente allenato da Serse Cosmi. Ora l'uomo del fiume è chiamato a una delle sue imprese più grandi, ossia condurre alla salvezza questo Crotone che sembra oramai spacciato. Ma ce la farà? E soprattutto al fantacalcio, su quali giocatori conviene ancora puntare in questo momento per quanto riguarda il Crotone? Lo vediamo insieme in questa analisi squadra, l'unica ed inimitabile. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Ragazzi, la 25esima giornata ancora in corso, fatemi sapere qua sotto nei commenti che bonus vi servono per vincere, come sta andando, mi raccomando, sono veramente curioso. In più, come sempre, lasciate un like per supportare il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ed attivate anche la campanella per non perdervi nulla. Per iniziare, diamo giusto due informazioni su Serse Cosmi, l'uomo del fiume, ha esordito in Serie A proprio con il Perugia. Come detto a inizio anni 2000, dopo tantissima gavetta nelle serie minori, ha raggiunto un grande risultato con il team Umbro, tanto da portare a casa anche una Coppa Intertoto. Dopo l'esperienza al servizio di Gaucci, tantissime altre esperienze in Serie A, l'ultima è però datata a 2012 e guidava il Siena. La sua ultimissima e romanticissima esperienza è proprio in Serie B, alla guida dello stesso Perugia che aveva reso grande, in cui è subentrato ed è poi stato esonerato. Andiamo ora a vedere come giocherà il Crotone di Serse Cosmi. Ovviamente il mister non attuerà stravolgimenti che sarebbero controproducenti in questo finale di stagione. Abbiamo una difesa a 3 che è confermata. Poi un centrocampo che in base alle partite sarà a 4 oppure a 5 e se il centrocampo è a 4 avremo poi il tridente là davanti con i due esterni che in caso di difficoltà andranno ad aiutare i centrocampisti. Il Crotone di Cosmi sarà perciò una formazione che può cambiare di partita in partita in base all'avversario, mantenendo come base appunto la difesa a 3, ma anche a partita in corso. Non è da escludere, anche come ipotesi, l'utilizzo di un centrocampista avanzato, un trequartista, che sia poi a supporto di due punti un po' più pesanti. I probabili titolari saranno Kordaz in porta, insostituibile, Magaian, Golemic e Luperto per quanto riguarda la difesa. A centrocampo invece ci sono alcuni ballottaggi in più, a sinistra dovrebbe giocare Reca, mentre i due centrocampisti centrali dovrebbero essere Vulic con l'alternativa Enrique. L'altro posto a centrocampo se lo giocano Benali, qualora ristabilito, e Zanellato, prima alternativa, mentre a destra il posto è di Molina, ma visti anche i numerosi infortuni, non è da escludere l'utilizzo in pianta stabile di Pedro Pereira. Davanti, in questo tridente cangiante, giocherà sicuramente Messias, e il suo ruolo sarà fondamentale per lo scacchiere tattico deciso di partita in partita, in quanto può fare sia il terzo centrocampo che il trequartista, che l'esterno o la seconda punta davanti. Poi la prima punta è uno tra Simi e Di Carmine, con il primo in vantaggio con le quotazioni in rialzo, e l'altra punta o esterno sarà sicuramente Ounas. Da questo Crotone mi aspetto tanta grinta in campo, proprio come il carattere del nuovo allenatore. Poi mi aspetto anche che provi a giocarsela a viso aperto con i propri mezzi contro qualunque squadra, anche rischiando poi l'imbarcata come è avvenuto ieri con l'Atalanta. Andiamo a vedere ora chi sale e chi scende al Fantacalcio. Devo però prima fare una premessa. Benché Serse possa anche lavorare bene sulla testa dei calciatori, dandogli più convinzione, più voglia di lottare fino alla fine, difficilmente, veramente le percentuali sono minime, questo Crotone riuscirà a lottare per la salvezza e poi a salvarsi. Per questo motivo è normale, secondo me, aspettarsi un calo a picco a breve. Qualora Serse Cosmi non riuscisse a portare risultati nell'immediato, è probabile che
la squadra ormai si lasci andare e per questo le prestazioni vengano meno. Partiamo con chi può migliorare e dico Messias. Può giocare di nuovo più avanzato e quindi prevedo nuovi bonus in arrivo. Il secondo nome è quello di Simi, può tornare centrale nel progetto e fornire delle prestazioni, come abbiamo visto, comunque altalenanti con dei 5 e alcuni bonus sporadici. Consideriamo che è anche rigorista. Visto anche le considerazioni precedenti, non penso che qualche giocatore possa peggiorare drasticamente le proprie performance, in quanto già fino ad ora abbiamo visto veramente poco da alcuni calciatori. Per questo non vi indicherò nessuno che peggiorerà con l'arrivo del nuovo mister, piuttosto le prestazioni potrebbero mantenersi stabili e non vi indicherò neanche delle sorprese, in quanto la situazione è veramente disperata, ai limiti dell'impossibile. Ma vi indicherò alcuni giocatori che possono continuare a portare la sufficienza, un rendimento abbastanza costante e che può perciò valere la pena ancora schierare nelle vostre formazioni. I giocatori che possono avere un buon rendimento sulla falsa riga di quello che hanno avuto finora al Crotone sono, a mio parere, Ounas, che può continuare a fare bene. Molina, che può continuare a portare i suoi voti costanti vicini al 6, e Vulic, stesso discorso di Molina. Attenzione però, questi sono giocatori importanti nell'economia della squadra, ma sono anche tendenti agli infortuni, perciò infortuni permettendo. In conclusione, come vedo il finale di stagione del Crotone da qua all'ultima giornata? Beh, io ho la massima stima per Cosmi, che secondo me è stato capace in passato veramente di grandi imprese, ma questo Crotone, a mio parere, è veramente spacciato. Non vedo il modo in cui possa veramente arrivare alla salvezza, visto anche alcuni cambiamenti che ci sono stati nelle squadre che lottano per non retrocedere e che sembrano aver cambiato marcia. Ha fatto comunque bene, secondo me, il tecnico ad accettare l'incarico per dimostrare che merita ancora certi palcoscenici, di poter portare ancora il suo contributo in Serie A, ma secondo me neanche un allenatore comunque grintoso e carismatico come lui potrà fare nulla per quanto riguarda il Crotone destinato oramai alla Serie B. Perciò, salvo rari casi che vi ho elencato, non mi aspetto molto dai giocatori del Crotone anche a livello fantacalcistico. Meglio, secondo me, se si ha la possibilità di guardare altrove. E tu, che sensazioni hai? Scrivimelo qua sotto nei commenti, così che possiamo un po' discuterne insieme. Io ti invito, come sempre, a lasciare un like, a iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video.